lei è a conoscenza di qualche problema che Perugia deve affrontare quotidianamente, come molte città italiane, con la microcriminalità, con lo spaccio della droga, con i problemi che assalgono tanti giovani che probabilmente si lasciano andare e evidentemente non è neanche facile gestire queste situazioni di ordine pubblico, di prevenzione e anche di come dire, terapia nei confronti di chi assume sostanze? Sì, di questa cosa ne ero già al corrente, leggendo sui giornali e comunque guardando alcune trasmissioni sentivo che c'era il problema della droga con molti giovani, problema di spaccio e una piaga difficile da togliere, ecco. Non è la presenza dei giocatori del Perugia, magari una volta alla settimana, due volte alla settimana, che può in qualche misura risolvere i problemi, perché saremmo degli illusi o peggio ancora così dei romantici. Però questa vostra presenza in qualche maniera vuole anche dare un segnale alle autorità, vuole dare un segnale ai commercianti, vuole dare un segnale ai perugini. Il fatto che voi veniate qui sta a testimoniare che Perugia non fa poi paura, soprattutto quando c'è la vivibilità della città in ore in cui i pericoli sono nascosti. Sì, beh, sicuramente i pericoli non saranno qui in piazza, ma saranno in altri posti. E niente, venire qui in centro con la squadra è un segnale che fa capire che la città ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno della città, perché comunque la domenica il sostegno del pubblico fa piacere, ecco. Prima di arrivare qui a Perugia lei in qualche misura si è come dire, informato nella città e anche magari nella storia della squadra nella quale adesso lei gioca? Sì, mi ricordo del Perugia quando ero in Serie A ovviamente, con Serse Cosmi, mi ricordo molti gol in un campionato di Materazzi, vabbè, mi ricordo della partita, penso se la ricordino tutti, contro la Juve, del gol di Calori, e mi ricordo di Gaucci che era un personaggio vulcanico, diciamo. Ecco, se lei dovesse magari prendere a prestito un modello di calciatore, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che quelle, diciamo, di carattere umanitario, a chi vorrebbe accostare il suo nome? Beh, ma qui a Perugia? Ma in generale? Ma non lo so, sicuramente la carriera che ha fatto Paolo Maldini è come persona dentro e fuori dal campo, anche lo stesso Del Piero, come si è comportato in molti, cioè in molte situazioni non facili, vorrei assomigliare a loro, ecco. Ecco, lei pensa di aver portato, di avere addosso qualcosa della sua terra, del Veneto, della provincia di Padova, dove sono nati appunto, come lei ricordava, tanti calciatori importanti, non ultimo appunto Del Piero? Beh, sicuramente siamo molto testardi, difficilmente molliamo e spero di aver portato alla squadra, alla società questo modo di fare, ecco. Ecco, ma lei è stato in procinto di vestire la maglia del Gubbio, da che cosa dipesa poi la scelta che è caduta appunto su Perugia? No, niente, beh, penso che come storia e come traguardi che hanno le società, quella di Perugia sia una scelta, cioè, molto più migliore, ecco. No, inizialmente c'è stato un accordo del Parma col Perugia subito, diciamo, dopo la fine del campionato, poi non so, forse il Perugia si è un po' defilato per altri motivi, ecco, magari aveva da prendere altri giocatori e quando si è rifatto sotto l'accordo c'è stato in poco tempo. Ecco. Ecco, questa partenza importante del Perugia che adesso è atteso da impegni altrettanto importanti, perché nessun avversario può essere sottovalutato. Che cosa
vi lascia intuire nello spogliatoio? Che cosa vi fa pensare che sia l'annata giusta per poter fare un campionato di vertice? Beh, l'annata giusta lo vedremo alla penultima, all'ultima partita. Sicuramente fa molto piacere essere davanti. Abbiamo iniziato benissimo, nel migliore dei modi, 6 punti in 2 partite. Penso sia ancora più difficile mantenere la testa della classifica e vincere, fare più punti possibile. Ecco, Lebran, Perugia è stata sempre una piazza che in tutte le epoche ha rilanciato giocatori che magari venivano da qualche stagione non propriamente positiva, oppure ha lanciato dei giovani e li ha fatti affermare a livello di campionato di Serie A, a livelli molto alti. Lei non è che l'anno scorso ad Albino Leffe abbia fatto benissimo, non è che abbia giocato sempre, insomma evidentemente anche lei è in cerca di un riscatto, di un rilancio e di una consacrazione. Beh sì, sicuramente i 2 anni che ho fatto all'Albino Leffe non sono stati tra i migliori, non giocavo sempre. Faticavo per ritagliarmi spazio anche contro il pensiero del presidente o di qualche allenatore, e come dice lei spero sia il mio caso di un rilancio. Ecco. Ecco, anche un fidanzamento con Perugia è stato subito amore a prima vista, oppure ancora siamo in una fase di innamoramento? No, beh, sicuramente della società, della storia e di come mi trovo con i miei compagni mi sono innamorato subito, ecco. E sicuramente come vivere la città sarà un'altra cosa, magari col passare del tempo avrò modo di farlo. Allora, uno dei panorami più belli dell'Umbria. Grazie. Il ristorante Sole rivive questa sera, seppure in misura diversa. Così, la possibilità di ospitare il Perugia, un rappresentante del Perugia. Questo è stato un ristorante dove ricordo che passavano tutti i giocatori che magari vivevano in centro, i giornalisti, i grandi inviati si davano appuntamento qui al ristorante Sole. Quanti, magari nei vostri album, quanti ricordi avete, Andrea? Tantissimi. Mio padre è sempre stato un grande tifoso del Perugia. Quindi dai tempi della Serie A con Vannini, Malizia, Ceccarini fino a Paolo Rossi, e anche diciamo in anni più recenti abbiamo sempre avuto nostri graditi ospiti giocatori del Perugia, da Nakata, Rapaic, tutti quanti. E li ricordiamo sempre con molto piacere, anche perché siamo una famiglia di tifosi, quindi faceva doppiamente piacere la loro presenza qui a Perugia. Ecco, il fatto che Umbria 24 ha voluto lanciare questa campagna Porta un grifone in centro, in qualche misura può dare un appoggio ai commercianti, agli esercizi commerciali di Perugia per vivere meglio questa città, dopo tutto quello che si sente dire, quello che si vede purtroppo, quello che si legge, quello che si constata tutti i giorni sulla non vivibilità di Perugia in determinate ore della notte? Ma io lo spero, anche perché noi abbiamo sempre investito sul centro storico, quindi ci crediamo in questo centro, siamo perfettamente consapevoli di quelle che sono le difficoltà, le viviamo tutti i giorni, nel senso noi facciamo servizio dalle 8 della mattina fino alle 2 di notte, quindi le vediamo un po' di tutti i colori. Speriamo, io lo spero molto volentieri, che questo centro riprenda quella che era la sua vocazione di una volta, quindi quel centro culturale, sportivo, artistico della città, e ritrovi anche un pochino di vigore, un pochino di splendore rispetto a quelli che sono stati i brutti fatti che lo hanno caratterizzato negli ultimi anni.